Ok, volevo chiedere una cosa. Io ti ho chiesto come ti chiamavi, d'accordo? Sì. E tu mi hai detto che ti chiami? Giulia. Giulia, e mi... Giulia? No, non sapete più niente, no? Come ti chiami? Qual è il tuo nome? Sono Giovanna. Com'è che ti chiami? Come Laura, ti chiami? No. Ah, Laura. E mi dici qui che cosa c'è scritto? Giulia. Ok, il cognome lasciamo perdere. No, Giulia. Il secondo nome. Ah, ok. Giulia, ma allora ti chiami Laura o ti chiami Giulia come c'è scritto qui? E ti ricordi per caso quanto fa 4 più 3? 7. Ah, 7. Però il tuo nome è? Giulia. Mi hai appena detto un altro nome. Tieni un attimo per piacere, guarda che cosa succede, guarda, riprendi, guarda cosa succede, quando questo toccherà la tua mano, i tuoi occhi scenderanno, inizierai a rilassarti completamente in equilibrio, ma scenderai profondamente. Ma sei ipnotizzato. I tuoi occhi si stancano, si rilassano sempre di più, la vista diventa sempre più offuscata. Inizi a rilassarti sempre più, e più ti rilassi, più scendi profondamente, ma in equilibrio. Profondamente, ma in equilibrio. Sempre più difficile tenere gli occhi aperti, a un certo punto li chiuderai da sole. Esattamente, sempre di più. E quando toccherà la mano, scenderai profondamente giù, 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 scendi profondamente in equilibrio. Esattamente così. Questa però si incolla alla tua mano, diventa completamente parte integrante della tua mano. E più cercherai di aprire, più ti verrà da ridere. E più Giulia, questo è il tuo nome, più si incollerà la tua mano, esattamente così. Diventerà tutto realtà al 3. 1, 2, 3, apri gli occhi Giulia. E lo provi a mettere in borsa, che ti sarà impossibile, perché questa è attaccata alla tua mano. No! Provi, perché non lo metti in borsa? Incollato, è incollato? Ma c'è la colla qui? No! Ah no, non c'è la colla, no. Perché non riesci a aprire? Perché è morto! Ce l'abbiamo noi. No.